Io sono Aurora e tu sei Ludovica. Ciao ragazze! Ciao! Allora ragazze, io ho per voi oggi una nuova challenge. Mamma! Sapete qual è questa nuova challenge? Indovina! 24 ore in cucina. No. 24 ore come andiamo in gelato. No, quella già l'avete fatta. Lo so io. 24 ore dalla nostra cameretta. No, sarebbe troppo facile. Allora. 24 ore nel divano. No, voi trascorrerete oggi 24 ore nel bagno. Bene, forse è tua cucina, non nel bagno. No. Se vuole fare la cacca io devo sentire la puzza. Senti signorina, io quando faccio la cacca non faccio una puzza. Casomai sei tu quella che fa la cacca e fa veramente una puzza mondiale. E senti la mia puzza? No, allora. Facciamo un patto, amore mio. Quando siamo 24 ore in bagno, nessuno di noi deve andare in... Cioè, nel senso, nessuno di noi deve fare i propri bisogni. Sì, perché sennò dopo vi dovete subire la puzza per 24 ore. Ma guarda, bisogna fare anche pipì. No. Sì, si Ludo, ma cosa hai sotto questo nasino? Hai tutto screpolato, hai il raffreddore oggi? Sì, hai il raffreddore? Sei raffreddata? Oggi è il raffreddore questa famiglia. Va bene, ragazze. Accettate la sfida? Yes. Sicure? Sì. Perché noi non ci arrendiamo mai! Ma quanto tempo ci dà? Avete 2 minuti a partire da adesso. Pensavo che dicevi 20 minuti, era meglio. Come 2 minuti? Così. 2 minuti, 1 e 2, per racimolare tutto quello che vi serve in queste 24 ore e correre nel bagno, ragazze. Ma io devo sentire la puzza di Aurora per 24 ore? Sì, se fa la cacca Aurora certo che la sentirai. Oh no! Mi dispiace. Senti, chi parla? Perché è lei che quando fa i propri bisogni fa una puzza che fa svenire a tutti quanti. Ma è vero, Luda? Io faccio delle puzzette. Andiamo anche a dormire nel bagno? Certo che sì! Dormirete? Cosa? Sì. Scusa mamma, ma dove dormiamo? Nel bagno? Ludovica ha detto... Ma ci portiamo i letti per caso? No, i letti mi sa che non c'entrano. Al massimo vi potete portare i piumoni. Su, basta. Allora, tu dormi nel 1, 2, 3, via! Avete sistemato tutto? Da mangiare, il cibo l'avete preso? Sì, tutto. Allora, io inizierei bevendo un bicchiere. Ludo, questo qua è mio, quindi. Allora, io inizierei bevendo. Quello è il cibo che vi siete portate? La mele... Per fare merenda? Abbiamo portato solo cioccolata. Solo schifezze, praticamente. Le mele non le abbiamo portate. Ma vi sembra quello il luogo più adatto per sistemare il cibo? Scusatemi. Sì, mamma, secondo me sì. La Coca-Cola è immancabile. Figuriamoci se Ludovica non pensava alla Coca-Cola. Figuriamoci. Un po' di coca.
Ma cosa state facendo, i compiti? Sì. Ci vediamo dopo, allora io vado. Ciao mamma. Noi facciamo i compiti. Ok. Con chi parli, Ludo? Con nessuno. Fai i compiti, fai. Giulia, ciao. Adesso non posso perché mia mamma mi ha chiuso nel bagno insieme a Lulu per 24 ore. Aiuto, salvami. Anche a me. Dai, sì, allora ci sentiamo dopo. Ciao, ciao. Allora devo fare cacca. Ma stai scherzando? No, io non esco perché non perdo. Io non esco. Sto scherzando. Mamma, guarda. Allora, questi qua in pratica sono io, no? Vediamo. Mi sono modificata l'avatar. Wow, che bello. Qui hanno fatto una nuova show. Ok. No, qui non si può. No, ragazzi, guardate, vi mostro una bellissima cosa. Ok, allora. No, non va. Vabbè, comunque, in questo gioco arriverà un acido e tu devi scappare. Ah, sì? Sì, praticamente. Allora facciamo una merenda. Ok, prepara tu. Allora, come facciamo? Ci siamo dimenticati i tovaglioli. Dobbiamo mangiare senza focacce. Ok. Prendiamo i Nutella Biscuit. Sì. Vediamo quanti ce ne sono. Ok, sono me. No, c'è il mio. Tutte e due. Con le sorelle è tutto, bisogna condividere tutto. Ah, vai. Tutto. Eccoli. Questo è un po' deformato. Anche a me. 3, 2, 1. No, Ludo! Come sono? Va bene, ragazze, io vi lascio. Ci vediamo più tardi, ok? Intanto voi fate tutto quello che dovete fare. E ci vediamo dopo all'orario di cena, che vi porto la cena, ok? Ciao ragazze, a dopo! Ciao! Ciao! Ecco qui la cena vostra! Ma che cosa faranno mai? Le piadine! L'insalata! Grazie! Vediamo cosa c'è. Ecco la vostra cena! Vi piacciono? Mangiate, vi ho fatto le piadine così siete comodi a mangiare nel bagno, altrimenti con la pasta era un po' un casino, vero Ludo? Raga, allora, mi com'è, vi piace questa cena? Sì, allora, Ludo, chiudila che cade tutto, eh. Provola, l'insalata. Perché voi andate pazze per l'insalata. Tantissimo. E poi a me ha messo la resana, invece a Lulu la fesa di tacchino, l'insalata e la provola. Ludo, ti piace? Ok. Dai, dai, assistiamo al primo morsone, la prima volta che cenate in un bagno, vero ragazze? Sì, infatti. Ludo, non ti vedo proprio bene con questa piadina in mano. Vado, 3, 2, 1. Com'è? È buona? Ma lei l'ha disfatta la piadina, signorina? Ludo, ma cosa hai combinato con questa piadina? Non è più una piadina, è un pasticcio. Non è una piadina, è un miscuglio di roba. Mangiate, mangiate. No. Lo sto facendo. No, io non esco. Neppure io. Tu esci, io non esco. Io no. Ludo, non si mangia così la piadina, eh. No, no, guardate la differenza, la mia è tutta bella, tranne un po' di insalata che uscirà fuori. Ma allora, la mia è tutta bella, la sua
è un po' deformata, perché non so come mai, diciamo, la fesa di tacchino è uscita. È uscita totalmente dalla piedina. Eh sì. Mamma! Ma tu mangi solo la piedina? Luda! Luda! Ha ragione, si trova in bagno. Può concedersi. Luda! Ma cosa fai? Non ci permette più di fare le puzzette. Allora, adesso Luda insegnerò il napoletano a Ludovica. Allora, Ludo, io dico delle frasi e tu devi ripeterle. Abitz. Abitz. Fin qua ci siamo. Ubiat. Ubiat. Maronami. Maronami. Abitz. Capum marongo. Ripeti, Ludo. Abitz. Che? Ma che dici, Ludo? Su, vai. Andiamo meglio! Andiamo meglio là! Che hai detto, Ludo? Ludo! Ludo, cosa hai detto? Ripeti! Andiamo meglio là! Diciamo! A Coca-Cola! A Coca-Cola! A Sedge! La Sedge! No, 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 la Sedge! A Sedge! La Aurora è nata a Napoli, mentre Ludovica è nata a Verona. Quindi Ludovica non è che conosce bene il napoletano proprio, eh. Mi fa fare la ponte, la cacca. Non so che sembra. Cosa? Non so che sembra, guarda. Io intanto vado, ci vediamo dopo. Mangiate tutto, mi raccomando. Ragazze, sì. Vi siete messe il pigiamino? Sì. Brave. Adesso è arrivata l'ora di dormire. Andate a riposare. Dove dormirete? Quale sarà la vostra postazione? Dentro la doccia. Dormirete qui dentro? Sì. Mamma mia, ma come farete? Non lo so. Riuscirete a dormire? Penso proprio di no, mamma. Vabbè, posizionatevi. Ok. Allora, aspetta. Fatemi vedere come vi posizionate, Ludo. Siamo anche scesi. Ancora il raffreddore, tuo amore? Vediamo, vediamo. Allora, come dormiranno queste signorine questa notte? Allora, invece questo qui lo mettiamo. E là? Anzi, no. Questo, ecco, sembra un bel letto. Ma facciamo che facciamo che tu dormi di qua. No, anzi, no, io dormo di qua, tu dormi di là. Madonna, ragazze, non vi invidio proprio. Ludo, tu puoi iniziare ad entrare. Mettiamo tipo una coperta lì, una coperta lì e una coperta. Che bel lettone che vi siete preparate, amore. Vai, Aurora, vai, entra anche tu. No, è molto duro. È comodo questo letto, ragazze? No, proprio per niente. Sì. Va bene, ragazze, il video finisce qui. Oggi vogliamo salutare Giorgio Primativo e Gaia Keki. Poi, Ludo, chi vogliamo salutare? Aurora Butazzo. Aurora Butazzo e... Anese. E Agnese Infantino. Un bacione a tutte voi. Iscrivetevi al canale. E lasciate tanti sei su, fatelo, ciao ciao. Teddy Bunny, la guarda, Teddy Bunny.